Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Grazie, grazie. È emozionante uscire dopo un momento così corale, bellissimo, si sente proprio il calore. E vedendo queste coppie giovani, si sa, ormai giovani siamo cambiati anche come genitori. Oggi una coppia giovane di genitori, quando passeggia col figlio, se il figlio accenna a un colpetto di tosse, la mamma parte con la GIF. Vedi che c'è il bambino? Mamma, mi dai una tosse, c'ha la tosse, è grave. Portiamolo dal dottore, dal pediatra, il miglior pediatra, non all'ASL. Ma scusa, quello il pediatra fa servizio all'ASL. Sì, ma quando sta all'ASL ronza, non va bene. Si preoccupano. I genitori di oggi diventano, questa tosse lo tengono incubato il bambino. Quando era bambino aveva la tosse, era fa 3-4 giorni la tosse. Dovevo arrivare con i cartelli, c'ho la tosse. Perché mio padre, pur di non spendere soldi, diceva, vabbè, quello è lo sviluppo. Sta crescendo gli organi interni. Esce la tosse. Non vi dico, la tragedia era quando mi sentivo male di notte. Mio padre era nervosissimo perché mia mamma lo toccava col piede e partiva una voce tipo megafono. Ciro non si sente buono. Mio padre sembrava che stava in fabbrica. Si alzava, mi veniva a guardare e diceva, proprio di notte non ti senti bene. Non ti potevi sentire male stamattina, di notte. Vabbè, voglio mamma guardia medica. Io tremavo a sentire il nome della guardia medica e mi aspettavo che arrivava un maresciallo con un cappotto, con una spada a mano, che veniva vicino e diceva, e tu di notte non ti senti bene. Stavo male, ero terrorizzato. A un certo punto c'era poi il consulto, tra papà, la guardia medica e mia mamma, si sedevano, c'era la riunione. La guardia medica si toccava il baffo e diceva, un bambino qua, andava via sul posto. Mio padre, toccandosi il baffo, diceva, sì, dottore, sono d'accordo. O bambino, ha dato un baffo, ha dato un supposto. Un attimo. Mia mamma, toccandosi il baffo, ci va supposto, per me ha supposto era una punizione. Mia mamma veniva e mi guardava e diceva, allora ha supposto. Mia mamma mi stendeva, io ero teso. A un certo punto partiva una musica, mia mamma teneva una cartucciera con tutto il supposto. C'era l'inquadratura stretta, gli occhi di mia mamma e il mio papà. Mamma mi guardava. E stuccavo baff. Mia mamma stuccavo baff alla sceriffa, bro. Ci diceva mio padre collaboratore. Piero, sciacco me mano. Mia mamma prendeva sta supposto e leggeva che sopra c'erano i denti dello scuola, perché mio padre c'era il supposto, ci metteva i denti dello scuola, tipo i missili degli aerei che vanno a bombardare. Mia mamma partiva, oh, e sei squagliato. E allora mia mamma si avvicinava, uè, rilassati. Mi dava due schiaffette. Apri. Ce ne caggia rapido. Cioè io non so aprire, apri. Arrivava mia mamma di nuovo, toh! Che se sei squagliata, dammene un'altra. E mio padre, dite che sei buono, eh? Toh! Che se pure sei squagliata, ho capito, chiama nonna a fianco. Attenzione, chi era nonna a fianco? Era una nonna di ufficio, era una nonna del palazzo, non apparteneva a nessuno, era una nonna che pagava condominio, quando di notte ti serveva una nonna. Infatti avevano vicino scatole sul posto a sta nonna. Veniva lei che doveva mettermi la sul posto perché era abilissima. Ma io mi preoccupavo non solo perché tremava con le mani, perché aveva l'artrosi, aveva un dito a uncino. Ed era lei che veniva e per direttissima a sul posto arrivava. Ciao!